Buongiorno amici e buona domenica. Oggi, come tutte le domeniche, si prepara qualche cosa di buono. Solo che oggi non avevo voglia di preparare, anzi, avevo voglia di uscire ed andare con mio marito a mangiare fuori. E mentre facevo questi progetti, chiama mio figlio. Mi fa: mamma, oggi arrivo a casa a pranzo con il mio amico, un amico di famiglia ovviamente. Solo che purtroppo ieri non sono andata a fare la spesa, appunto perché dovevo uscire con mio marito e loro mi hanno incastrata, ma io incastrerò loro. E sapete che cosa faccio? E lui mi dice: mamma, che cosa ci prepari di buono? Io ho detto: preparerò una cosa al volo, quindi farò uno spaghetto alle vongole e del pollo arrosto in padella. Ah, dice: sì, benissimo, va bene. Ok, io il problema è che io non ho né vongole né pollo. E come facciamo? E allora mi sono ricordata dei tempi antichi delle nonne che quando si trovavano in queste situazioni, ma allora era per questione di soldi, no? Perché non c'erano soldi, questi preziosi ingredienti erano molto cari e come dovevano fare le povere nonne? E allora si ingegnavano e facevano un qualcosa che gli somigliava, ma in realtà mancava l'ingrediente principale. E adesso io voglio fare questo scherzo a mio figlio e quindi ho deciso di preparargli della pasta con vongole fuiute e delle melanzane a pollastrello. Pollastrello significa a forma di coscia di pollo. E gli farò questa bella sorpresa. Intanto noi la prepariamo e prepariamola insieme e vediamo quello che succede. Iniziamo dal preparare queste bellissime e buonissime melanzane. Una volta farcite le melanzane, passiamo all'impanatura. Quindi vado a condire con un pizzico di pepe le uova, un pizzico di noce moscata e veramente un pizzichino, guardi, io ne metto pochissimo di sale, anche perché le melanzane sono già state insaporite con il sale precedentemente. L'olio deve essere bello caldo, mi raccomando. Facciamo dorare così. Due minuti per lato e sono pronte. E a questo punto andiamo a preparare i famosi spaghetti con le vongole fuiute. L'acqua bolle e caliamo la pasta. Gli spaghetti sono al dente, li vado ad ascolarli e faccio finire la cottura nel sughetto. Un po' di acqua di cottura, aggiungo un po' di prezzemolo secco, continuo a cuocere. Il nostro spaghetto alle vongole fuiute è pronto. Ed ecco qui il nostro pranzo col trucco. Ho preparato gli spaghetti con vongole fuiute, le melanzane a pollastrello che sono buonissime, infatti come vedete sembra una coscia di pollo quasi.
Questa invece è realmente vera ed è una mozzarella di bufala campana. E per finire ho preparato questa bellissima cupola di profiterol al cioccolato. In realtà questa ricetta è stata fatta per sorridere un poco, e magari dite, ma zia Franca è sempre un po' così. Quindi anche a me piace ridere e scherzare insieme a voi. Vi aspetto alla prossima, un like al video, iscrivetevi al canale, se vi piace commentate. Un arrivederci, un grazie e un abbraccio a tutti da zia Franca. Buona domenica a tutti. Cominciamo a portare il pollo in tavola, lo mettiamo qui e dopo lo serviamo. E adesso, ed ora andiamo con gli spaghetti a vongole. Vi piacciono, ragazzi? E le vongole? E le vongole? Perché? Ci sono solo pomodori. Ragazzi, e le vongole se ne sono finite. Ah, va bene. Hai capito? Avete capito? Se ne sono scappate, le vongole sono scappate. Ma anche il pollo è scappato. Il pollo ha messo le ali, anche lui è volato, quindi c'è rimasto soltanto... Solo la bufala che è la bufala! La bufala è il tiramisù. Allora questi li mangio io. Ma io lo mangio, anche senza le vongole io lo mangio. Ragazzi, questi giovani, niente... Si sono accontentati lo stesso, uno sì, l'altro no, è un po' più esigente l'altro. E vogliamo sapere. E allora noi facciamo un brindisi ai nostri amici di YouTube. Ciao a tutti!